Il nostro compito è un compito molto duro perché da ormai 2 anni a questa parte, dalle elezioni europee, esiste un 40% di elettori che vota Salvini e Meloni. Alle europee era 34-6, adesso è 20-20, 21-19. 40% Salvini e Meloni vuol dire che o noi costruiamo una cosa più forte oppure dopo Draghi ci sarà Meloni o Salvini. Oggi, se noi fotografiamo la situazione di oggi, dopo Draghi c'è Meloni o Salvini. Quindi il compito che noi abbiamo è quello di rovesciare questa situazione e non è un compito semplice. Lei ha appena scritto un libro, si chiama L'anima e il cacciavite. Per costruire l'Italia. Ci può fare un esempio concreto di anima e di cacciavite? Anima e cacciavite, per esempio, è Next Generation EU, questa operazione europea straordinaria, inaspettata, che mette insieme i valori dell'Europa, che sono la solidarietà, innanzitutto la solidarietà, l'essere insieme, uniti, l'unione fa la forza, cioè insieme siamo in grado di fare meglio le cose, e il cacciavite concretamente, per esempio, nell'applicazione in Italia di Next Generation EU abbiamo messo una clausola di premialità che fa sì che tutti i soldi, i 200 e passa miliardi di euro che l'Italia riceverà, verranno spesi con un moltiplicatore a favore dell'occupazione giovanile e femminile, che sono i due criteri su cui l'Italia è in fondo a tutte le classifiche europee. Parlando sempre di giovani, una proposta che ha fatto recentemente è quella di introdurre una tassa di successione per le persone a più alto reddito per finanziare una dote per i più giovani. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto non è il momento di tassare, è il momento di spendere. L'ha convinta questa risposta? Quella mia proposta era contenuta nel libro, in Anima e Cacciavite, è un esempio di Anima e Cacciavite, la dote per i diciottenni. Ritengo assolutamente naturale che si debba inserire lì dentro. La difendo, la difenderò e la porterò avanti per tanti motivi. Il primo motivo è il fatto che i giovani devono essere al centro della nostra azione, perché i giovani sono stati i più bistrattati. In questo decennio in Italia si è fatto tutto tranne che aiutare i giovani. I giovani sono scappati dall'Italia, abbiamo questi dati sulla fuga dei giovani, i giovani che sono stati così penalizzati dalla pandemia, perché la pandemia non ha toccato i giovani. I giovani sono praticamente immuni alla pandemia, ma si sono sacrificati per salvare la parte più fragile della nostra popolazione. Dare questi soldi ai giovani non lo si può fare dando soldi a debito, perché il debito lo ripagheranno loro, sarebbe paradossale. Quindi l'1% più ricco della popolazione, tassa di successione che oggi praticamente in Italia non c'è, c'è dalle altre parti in Europa, negli altri grandi paesi europei c'è, quindi si tratterebbe di fare una cosa assolutamente normale. Mi sembrerebbe una cosa per dare ai giovani italiani il segno, abbiamo capito, vi stiamo ringraziando per il sacrificio che avete fatto e che vi ha portato danni, danni psicologici, danni da tutti i punti di vista e vi vogliamo dare una chance per il futuro. Ecco, i giovani hanno bisogno di ragioni per tornare in Italia. Qualcuno invece per arrivare in Italia ne ha avute di ragioni. Tantissimi milionari sono venuti in Italia grazie a una legge che consente loro di pagare una flat tax di 100.000 euro su tutti i ricavi che fanno all'estero. L'hanno chiamata la tassa Cristiano Ronaldo o la flat tax dei miliardari, non a caso. Una legge che è stata messa lì da un governo del Partito Democratico. A proposito di anima e cacciavite, è una legge che lei toglierebbe se diventasse Presidente del Consiglio? Sono forme di tassazione che esistono in tutti i paesi europei. L'ho usata anch'io in Francia, per esempio, perché la Francia ha una cosa simile, per chi arriva da fuori. Sono forme di tassazione che hanno bisogno di un'armonizzazione fiscale europea. Quindi io sono perché ci sia un'armonizzazione fiscale europea che eviti queste forme di concorrenza fiscale. Noi dobbiamo fare una grande battaglia per fare l'armonizzazione fiscale, quindi eliminare queste forme di concorrenza fiscale tra paesi e togliere i paradisi fiscali europei. Parliamo di un'altra battaglia europea, la battaglia sul Trattato di Dublino. Proprio qualche giorno fa Mario Draghi è andato in Europa chiedendo che si ponga il tema della redistribuzione dei migranti. Ora però noi stiamo governando il fenomeno migratorio ancora con le leggi promulgate dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. È un tema del PD cambiare i decreti Salvini e tornare a Mare Nostrum? No, non si può certo governare così.
Molti passi avanti sono stati fatti perché molta parte dei decreti Salvini è stata l'anno scorso cambiata. Io credo che bisogna veramente alzare la voce, farlo tutti insieme, insieme agli altri paesi. Mi è capitato l'altro giorno a Bruxelles di incontrare Pedro Sanchez e Antonio Costa, i primi ministri spagnoli e portoghese, e con loro abbiamo convenuto che i paesi mediterranei hanno bisogno di spingere questa, con grande forza questa vicenda. D'accordo con Draghi anche quando ringrazia la Libia, il governo libico, per gli sforzi che sta facendo per salvare i migranti, oppure sul governo libico ha qualche perplessità in più? Ma è evidente che la vicenda libica è una vicenda ipercomplessa, ipercomplicata, che va gestita con rapporti diplomatici, rapporti di governo, non sono facili da gestire, lo so benissimo, vicenda controversa, però me la faccio dire secca in una parola, l'Europa deve superare quest'idea dell'appaltare a terzi. L'abbiamo fatto, l'hanno fatto con la Turchia, si appalta a terzi quando non c'è una politica migratoria propria. E questo è quello che sta accadendo. E io penso che non possiamo andare avanti così, tanto io credo veramente che andiamo verso un'estate che rischia di essere molto complicata. Ecco, parlando di vicende ipercomplicate e super complesse, la recrudescenza della conflittualità tra Israele e Palestina, in particolare dei bombardamenti israeliani su Gaza. Ecco, molti hanno contestato la sua posizione dicendo, vabbè, se è equidistanza è a favore del più forte, quindi di Israele. La vicenda è sempre stata complessa, lo è ancora di più oggi, perché non è una vicenda in cui c'è una ragione e un torto, quando è così è piuttosto semplice. Qui ci sono due ragioni, due popoli che hanno entrambi diritto a vivere in pace, ad avere una terra e avere uno Stato. Hamas non è solo, Hamas ha dietro di sé potenze che hanno tutto l'interesse a far saltare quegli equilibri e a rendere la situazione ingestibile. E alla fine che ci rimette è il popolo palestinese ed è l'autorità palestinese. Noi dobbiamo proteggerli, aiutarli e far sì che la prospettiva di una soluzione pacifica con due stati esista, perché non ci sono altre soluzioni rispetto a questo. Questo è il momento in cui l'Europa ci si può lanciare dentro una vicenda come questa qui. Questo è il momento in cui l'Europa può cercare di costruire, visto anche quello che è accaduto, una situazione di pace. È anche il momento dello Ius Soli questo? Ma per noi il momento dello Ius Soli è sempre. Io ho sempre considerato che su questa materia, una materia di prospettiva, di oggi, di domani, è una delle nostre bandiere fondamentali, quindi ne discutiamo, ne discuteremo, ma per noi rimane una prospettiva assolutamente fondamentale. È anche il momento degli Stati Uniti d'Europa? A me piace molto il termine Unione Europea. Le dico un cacciavite lì. Bisognerebbe col cacciavite togliere il voto all'unanimità in tutte le politiche che si fanno in Europa. Se si riuscisse a fare questo, cacciavite messo nella vite giusta, diventa Unione Europea per davvero, non come oggi che è Unione Europea in alcune cose e disunione europea in altre. Siederete al tavolo coi 5 Stelle per fare un'alleanza programmatica? È un orizzonte concreto quello di costruire un centro-sinistra, diciamo, che ha come due gambe PD e 5 Stelle? Il nostro compito è quello di costruire un centro-sinistra largo, che sia innovativo, che vada a pescare nella società, nei movimenti, riesca a riaprire i rapporti con la società ed avere un rapporto positivo. Per questo lancerò a luglio le Agorà democratiche, che dureranno 6 mesi, un grande percorso di partecipazione per interni e esterni sul futuro della democrazia in Italia e il futuro della forma partito, il ruolo del digitale per esempio. E voglio a tutti i costi far sì che questo tipo di lavoro sia il più innovativo possibile e vorrei che tutto questo lavoro fosse un lavoro che può portare a costruire un governo, una maggioranza di governo dopo le elezioni e in campagna elettorale che si incontri con 5 Stelle. Il nostro compito è un compito molto duro, perché da ormai 2 anni a questa parte, dalle elezioni europee, esiste un 40% di elettori che vota Salvini e Meloni. Alle europee era 34-6, adesso è 20-20, 21-19. 40% Salvini e Meloni vuol dire che o noi costruiamo una cosa più forte, oppure dopo Draghi ci sarà Meloni o Salvini. Oggi, se noi fotografiamo la situazione di oggi, dopo Draghi c'è Meloni o Salvini. Quindi il compito che noi abbiamo è quello di rovesciare questa situazione, non è un compito semplice.